E oggi voglio fare una lezione importante, se ci riuscirò perché, ma sì, poi alla fine so che qualcosa uscirà, però perché è qualcosa che è proprio nuovo di questi giorni, qualcosa di cui non ho mai parlato e voi sarete i primi a usufruire di questa cosa strana che ancora non so come prenderà vita oggi. Detto questo, voglio comunque partire da due interventi, che sono due domande, e uno è quello di Nicolas e l'altro è quello di Roberto, che avete imparato a conoscere perché ci sta riempiendo, insomma, si è un po', Roberto si è un po', come si può dire, interessato, persino troppo, alla vicenda del Dalai Lama e boh, voglio comunque per rispetto che comunque fa parte degli allievi di questo corso, voglio comunque rispondere un po' ai suoi interventi, anche se in qualche momento sembra che chieda, ma nella maggior parte del tempo non chiede affatto e afferma. Voi sapete che in questi corsi è meglio quando voi chiedete qualcosa, però penso che in Roberto che ci sta comunque proponendo in continuazione questa sua idea sul Dalai Lama, insomma io volevo chiuderla lì, però perché no? Ma dedicherò solo una piccola frazione di tempo a questa cosa che però mi serve comunque per andare verso l'altra, quindi siate pazienti perché se qualcuno di voi dice no ancora con questo Dalai Lama cioè, non ne posso più, però insomma. Ci sono comunque degli aspetti, non parlerò naturalmente di nuovo di quell'avvenimento, perché se no non finiamo più, ma ci sono degli aspetti che interessano a tutti, come sempre, sapete, e poi Roberto merita attenzione, ci mancherebbe. Importante che voi siete qua comunque per mettervi alla prova, anche per mettervi anche in discussione, questo sì, io non posso naturalmente obbligarvi a pensare come la pensano gli altri, ci mancherebbe però dove ci sono delle malcomprensioni, io cercherò di chiarirle queste malcomprensioni e questa cosa serve a tutti, credetemi, quindi risponderò a Roberto e vedrete che questa cosa interesserà a tutti. Bene, detto questo, volevo leggervi il brano del Vangelo oggi, che naturalmente ho preso il brano del Vangelo che si riferisce ai bambini. Ma insomma, tranquilli che poi vedete che oggi sarà comunque un incontro divertente. Quindi mettetevi in uno stato di ascolto e vediamo cosa succede. Va bene? Leggerò un brano tratto da Matteo, capitolo 18, versetto 1. Preparatevi. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che bello.
Che bello, dai, che oggi lavoriamo su questo. Oggi ci lavoriamo proprio personalmente, intimamente. Ma prima vediamo questi interventi. Allora, Nicolas chiede: caro Max, ci puoi parlare della semplicità? Cosa significa essere semplici? Ecco, quindi vedremo un po'. Oggi cercherò di metterci dentro anche questo aspetto qua, vediamo se ci riusciamo. E poi volevo leggervi non tutto quello che riguarda Roberto, perché insomma ci sono state anche delle risposte, secondo me, molto belle. Devo dire, quindi Roberto, avete capito, che parla insomma con una certa forza, Dalai Lama, dice no perché così non si fa. Adesso leggeremo i suoi interventi e cercherò di commentarli con molto affetto, naturalmente, con molta simpatia, e vedo che anche voi avete, qualcuno di voi ha scritto le risposte, secondo me molto belle, molto rispettose, molto belle. Qualcuno che dice facci un giro in campagna, che ti metti un po' a posto, che succedono delle cose, perché no? È bello quello che avete scritto. Adesso vi leggo i due interventi di Roberto, ma non dedicherò tutta la lezione a questo, eh. State tranquilli, perché sennò entriamo in questo andirivieni, non ce la caviamo più. Ricordatevi che ascoltate questi interventi, anche se vi sembrano un po' strani, e sappiate che noi ci siamo dentro comunque, eh? Ci siamo dentro anche noi, quindi parlerò di quello che siamo noi, non di quello che Roberto è, ma Roberto ci dà l'occasione per riflettere su qualcosa che riguarda tutti quanti noi. Quindi ascoltate, qui non ho preso tutto quello che ha scritto, perché sono giorni e giorni che scrive, ma ho preso due interventi. In uno lui dice: ascoltate bene, perché potrebbe venirvi il fatto di dire sì, vabbè, ho capito, però secondo me c'è sempre qualcosa che riguarda tutti noi. Lo ripeto e ribadisco perché è importante che voi mettiate l'attenzione. Siete un corso avanzato, quindi non potete sottovalutare quello che tutte queste cose. Poi cercherò di dimostrarvelo. Allora Roberto dice: mi dispiace, ma devo capire bene e ritornare al Dalai Lama. Ma tranquillizzatevi, ci starò il tempo meno possibile. Tranquillo. Mi era sembrato di capire nelle precedenti lezioni che il problema del giudizio, del non giudicare, stava essenzialmente nel coinvolgimento emotivo, ma se il giudizio diventa discernimento, quindi scevro da credine o qualsiasi altra emozione bassa, questo era ottimale, poiché dobbiamo saper discernere tra il bene e il male, il libero arbitrio. Va bene. Così come anche Gesù faceva con i mercanti nel Tempio. Ora, quello che non capisco è perché in questa vicenda non posso discernere e devo per forza accettare che le intenzioni dell'interessato, che sarebbe quel famoso Dalai, erano buone, altrimenti sarò punito. Dice Roberto, perché devo per forza darvi ragione e dire che insomma le intenzioni di questo Dalai erano buone quando io penso che non sono così? Se non sono così lo dico, ci mancherebbe Roberto. Altrimenti sarò punito. Beh, qui c'è qualcosa che non hai capito, però vediamo, vediamo. Credo di aver capito la lezione, dici credo. Mi sforzo sempre di non giudicare, ma non posso venir meno a certi principi, uno dei quali è: i bambini non si toccano senza se, senza ma, né con buoni né cattivi propositi non si toccano e basta. Ah, questo è il primo messaggio, va bene? Il secondo messaggio, che è diretto a tutti quanti voi, quindi in certo senso vi riguarda, dice: ma se mi fossi schierato con Gesù non avrei sbagliato. Gesù e Barabba sono equivalenti. Non si può fare un discernimento tra i due? Va sempre tutto bene? No. Quello che sta succedendo ora nel mondo io lo vedo, dice Roberto. Sicuramente non vedo tutto e non capisco tutto, ma qualcosa vedo e so e devo discernere. Nel caso specifico è evidente come il sole che ci sia un progetto dichiarato per sdoganare la. Io non dico questa parola perché. Sdoganare questo interesse verso i più piccoli. Ok? Potrei fare mille esempi di finestre di Overton. Non so se sapete cosa sono le finestre di Overton. Detto in due parole, finestre di Overton. Questo Overton diceva che ci sono dei gradini che vanno rispettati affinché il popolo bue riesca ad accettare delle cose che all'inizio sono completamente inaccettabili. Penso che sappiate
Di questo si tratta quando si parla di finestra di Overton. Poi ci sono dei gradini ben precisi, ma insomma, digitate ovunque questa cosa su internet e vedrete, non è neanche il caso che io ne parli, perché sono comunque, è vero, quello che scrive è assolutamente vero. Quindi ci sono dei passi che i dominatori di questo pianeta compiono affinché qualcosa di inaccettabile diventi alla fine qualcosa che tutti accettano di buon grado. Quindi potrei fare mille esempi di finestre di Overton e questa è una. A giudicare dalle vostre reazioni, quindi sto parlando di voi, ha funzionato. Quindi la finestra di Overton con voi ha funzionato. Perché per voi, tutto sommato, l'episodio, quello famoso, è accettabile. Allora, vedete, dice Roberto, interessante, no? Molto interessante. Dice, ma a me sembra che questa finestra di Overton con voi, quindi sto parlando con voi, dice, ha funzionato. Perché? Perché voi non avete visto niente di strano in quell'episodio famoso. Dunque, tutto sommato, l'episodio per voi è accettabile. Quindi, questa finestra, la prima finestra è stata aperta. All'ultima finestra, i rapporti di questo tipo vi sembreranno una normalità. Quindi, sta parlando con voi, sta dicendo, voi siete stati presi da questa finestra di Overton, non vi siete accorti che siete. Siamo all'inizio di una trappola che vuole fare, vuole sdoganare un certo tipo di rapporti. Quindi questi rapporti alla fine vi sembreranno una normalità. Sta parlando con voi. Spiacente, ma non ci sto, dice Roberto. Sto molto attento a non cadere nella trappola dei sentimenti inferiori. Non odio, non disprezzo, anzi ho compassione per le anime bambine che compiono questi gesti. E che avranno il loro karma da scontare, ma io non guardo e passo, io discerno il bene dal male, anche se non perseguito nessuno. E questa cosa che è un po' strana mi permetterà poi di parlare di qualcosa di assolutamente delicato e profondo, quindi è bello, è bello. Va bene, allora vediamo un po' di questi punti e vediamo un po' cosa ci siamo noi dentro questa cosa? Allora, qui c'è una malcomprensione di fondo, naturalmente, cioè il problema per tutti quanti noi non è che noi accettiamo questo tipo di cose di cui parla Roberto. Tutti quanti noi siamo perfettamente d'accordo con lui, e cioè il concepire qualcosa di un'attrazione erotica, chiamiamola così, se no non ce la caviamo, nei confronti dei bambini, è qualcosa di anormale e di patologico. No, possiamo affermare questa cosa? Io la affermo e penso che sicuramente tutti quanti voi potete affermare tranquillamente questa cosa, e cioè qualsiasi tipo di interesse a carattere erotico, non dico altre parole più complicate perché credetemi, le parole vanno usate, vanno centellinate. Quindi qualsiasi di interesse erotico, vogliamo chiamarlo così, ma ci capiamo, nei confronti dei bambini, è qualcosa di normale, anormale, aberrante, sicuramente da condannare. Punto e basta. Senza se, senza ma, senza forse, senza niente. Ok? Vedi quindi, caro Roberto, che non è che siamo entrati in qualche finestra. Il problema non è la finestra. Il problema è se quell'episodio, questo è il punto che noi stiamo valutando, se quell'episodio, non stiamo discutendo di cosa quell'episodio può avere suscitato nella mente di qualcuno, perché no? Ognuno, avevano detto, io non volevo obbligarvi a vedere quello che vedo io, intendiamoci. Volevo solo farvi capire, le due lezioni volevano essere importanti, lo sono state, e tanti di voi hanno ringraziato per queste lezioni, perché avete imparato che l'interpretazione di qualcosa può portare a degli atteggiamenti interiori che non sono solo di per sé aberranti per un certo senso, ma possono anche portare a delle controindicazioni. E Roberto dice, ma perché se io dico questa cosa ho la capacità di discernere e devo accettare per forza che le intenzioni dell'interessato erano buone, altrimenti sarò punito? No, non è una questione di essere punito. Allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che
Nessuno vuole sdoganare niente, siamo perfettamente consapevoli, non siamo dentro nessuna finestra di Overton, sta tranquillo Roberto, giustamente ce lo fai osservare perché insomma, per te è importante, però penso a nome di tutti quanti, posso dichiarare che non c'è nessuna finestra, cioè non vogliamo sdoganare niente, anzi combatteremo con tutte le nostre forze affinché questa aberrazione, questa malattia non prenda piede. Quindi ti rassicuriamo tutti quanti, noi Roberto, che siamo assolutamente dalla tua parte. Ma qui c'è un qualche cosa da vedere. Vediamo se vi viene in mente qualche cosa. Cosa ho fatto adesso io? Cosa ho fatto in questi ultimi 2 minuti? Ho fatto una cosa precisa, no? Ho detto, caro Roberto, stai dicendo che siamo all'interno di questa confusione, che non vediamo, che siamo, insomma, stiamo andando verso. Perché, insomma, immaginate se voi del corso tra qualche mese sarete in pieno dello sdoganamento di questa follia, di questa aberrazione completa e totale, evidente per tutti. E cosa sto facendo adesso? Ve lo dico io, ve lo dico io. Come funziona la comunicazione adesso? Vedete, quando qualcuno, un po' strano di mente, va alla televisione a parlare, a dire delle cose, deve prima di tutto scusarsi e mettere dei paletti. Seguitemi bene. Cioè, si va alla televisione e la televisione, come sapete, questi dementi di conduttori, questi isterici conduttori, hanno le loro cose in mente e continuano a ripetere le stesse cose. Vedete che ci avviciniamo un po', continuano a ripetere le stesse cose. Per esempio, voi andate in televisione e dite, ma io penso che questo siero magico, insomma, vorrei sapere da che parte arriva, cosa c'è dentro, per esempio, no? Non è un discorso sensato. Cosa risponde l'intervistatore? Ma i sieri magici hanno difeso, aiutato e guarito milioni, miliardi di persone su questo pianeta da quando esistono. Non è così? Cioè, cosa fa un conduttore isterico, perché sono tutti isterici, i conduttori della televisione, quando va qualcuno che dice ma io vorrei capire qualche cosa, loro dicono, ah no, non c'è niente da capire, perché i sieri magici hanno sempre salvato gli esseri umani dalle situazioni brutte, dalle malattie brutte. Allora noi dobbiamo spiegare, dobbiamo dire, no, guarda che io non ti sto dicendo che tutti i sieri magici, sempre, che ci sono sempre stati, non andavano bene, ti sto dicendo che questo siero magico. E quando voi dite questo, gli entra da una parte e gli dice dall'altra, ah no, perché chi è contro questa cosa significa che è contro anche all'altra. Capite? Allora chi va in televisione deve dire, io non sono contro i sieri magici, ma ho qualche dubbio su questo siero magico. Avete capito? Cioè, cosa siamo obbligati quando in presenza di pensiero unico siamo obbligati, loro sono obbligati, perché a noi non ce ne frega niente, scusate, io l'ho fatto apposta. Questa dichiarazione, vedete, questa dichiarazione in cui ho detto, ma noi, caro Roberto, noi non c'entriamo niente in questa cosa, perché ti posso assicurare che tutte le persone che ci stanno ascoltando, che partecipano a questo corso, trovano quella cosa di cui tu stai parlando completamente aberrante e nessuno di noi lascerà passare questa cosa a costo di metterci tutto il nostro impegno. Vedete? Cosa ho fatto? Ho fatto un po' la stessa cosa, eh? Cioè, quello che vi voglio comunicare è che a volte il vostro pensiero può essere dello stesso tipo, esatto, c'è qualcuno che ha scritto, però non scrivete le parole chiave, ragazzi, non scrivete le parole chiave. Io uso la parola siero magico. Voi non scrivete, usate siero magico, usate la Coca-Cola, usate questi nomi, non usate quelle parole. E Roberto utilizza le parole e ogni tanto sono obbligato a togliere i suoi post dal nostro profilo, ma non perché siano brutti e cattivi, ma perché utilizza delle parole che sono importanti, che possono essere fonte di grossi problemi. Possono chiudere il nostro profilo perché ci sono delle accuse importanti quando si dice che un personaggio come il Dalai Lama è un. Beh, quelle sono cose importanti che non posso accettare, non posso accettare che
chiudano il nostro profilo perché qualcuno, che non sono neanche io, qualcuno scrive delle cose che non sono accettabili. Non si possono scrivere queste cose. Perché? Perché finché le scrivete sul vostro profilo, mi capite? Non sto sgridando nessuno. Mi piace molto quello che dice Roberto e quello che pensa, però non puoi andare a scrivere, ah, perché lui è una brutta. Sta attento, perché insomma, te la stai prendendo con qualcuno di cui tu sei sicurissimo, noi un po' meno sicuri che sia quello che tu dici, ma insomma, potrebbero anche chiudere il nostro profilo. Quindi ogni tanto prendo le tue cose e le metto via, insomma, le nascondo, non perché ti voglio male, ma perché è normale che sia così, ci vuole anche un po' di rispetto per il lavoro degli altri. Perché insomma, scrivere sulla bacheca del primo corso o del secondo corso significa comunque entrare a casa di qualcuno, entrare a casa anche degli altri. Vabbè, ma questa è una stupidaggine. Ma il punto importante, quando qualcuno va in televisione, cosa deve fare? Deve dire: io sono convinto che l'Ucraina sia stata invasa. Detto questo, penso che questa guerra sia cominciata molto prima. Vedete, capite, cercate di capire. Cioè, tutti quanti sono obbligati a scusarsi e a determinare qualche cosa per cui il conduttore, che è un isterico pazzesco, sono tutti isterici, tutti fuori di testa, si tranquillizzi, altrimenti parte subito la tiritera. Se voi partite col discorso dicendo: ma la guerra adesso che c'è in Ucraina è cominciata molto prima, in realtà, per le ragioni che voi conoscete, insomma, perché i famosi bombardamenti del Donbass e così via, ma queste sono cose tecniche che voi conoscete meglio di me. Però se uno che è intervistato incomincia così, non lo lasciano parlare, lo distruggono. Allora vedete cosa bisogna fare? Bisogna scusarsi, bisogna prepararsi, bisogna dire: no, ma io no, ma no, per carità, c'è un cattivo che è lui e c'è un buono che è l'altro, quello che balla su. Insomma, sui tacchi a spillo, c'è il cattivo e c'è il buono, va bene. Una volta stabilito questo, un po' si può cominciare a parlare. Ma vedete come funziona il pensiero unico? E il pensiero unico, qual è la caratteristica? Ve l'ho spiegato tante volte, ma è importante che voi dovete riconoscere il pensiero unico quando prende forma, non solo alla televisione, nei giornali, che sono completamente rincretiniti, ma testoni, voi dovete percepire quando voi cominciate a utilizzare gli stessi schemi perversi del pensiero unico. Cioè quando l'altro vi risponde qualcosa e voi continuate con la vostra storia fissa, fissa, che non c'entra proprio niente, vedete? Continuate a dire: no, ma io no, senza se, senza ma, perché questo non si fa, ma non stiamo parlando di questo. Ah no, perché questa cosa, voi forse, io ho la capacità di discernere e dico che questa cosa non si fa senza se, senza ma, no, veramente noi stavamo parlando della possibilità di interpretare qualche cosa, che insomma. Ah no, perché io no, io voglio che voi siete all'interno di questo, vedete? Allora, il problema non è che alla televisione ci siano degli incretiniti che non capiscono più niente. Il problema, caro Roberto, è capire che il gioco dell'oscurità è fare a noi la stessa cosa, e cioè rendere noi intolleranti nei confronti degli altri. E questa cosa non è una questione di intolleranza, uno dice: vabbè, sono intolleranti, chi se ne frega. È una questione che questa cosa limita la nostra capacità, la nostra intelligenza, la nostra capacità di discernere, perché vedi, il discernimento è il lavoro di tutta una vita. Non basta leggere qualche giornale, non basta leggere qualche libro per avere discernimento. Il discernimento è la capacità di stabilire all'interno del tuo cuore ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ma veramente in base all'etica. Ma voi avete un'idea di cosa sia l'etica? Ve ne ho parlato un po', ma bisogna avere un'idea. L'etica non ha niente a che vedere con quello che si considera il nostro mondo. L'etica ce l'ha solamente chi ha la capacità di connettersi col mondo dell'etica, di connettersi col mondo dell'intelligenza cardiaca, sinceramente e in modo costante, non a livelli così. Quello che stiamo facendo nel nostro lavoro della logica spirituale è quello di entrare in connessione con l'intelligenza del cuore e un giorno forse anche col mentale superiore, ma con l'intelligenza del cuore. È lì che si incomincia a discernere. Persone che discernono, io non conosco nessuno, ma neanch'io discerno.
Ma discernere è il lavoro di tutta una vita, sapere cosa è giusto dire, cosa è giusto fare. Significa conoscere veramente le persone per quello che sono a livello animico, animico. È la prima lezione, di cosa ho parlato tutta la lezione? Non ho parlato di questo, chi è in grado di leggere nel cuore delle persone? Ma chi è in grado? Ve l'ho parlato tutta la lezione e mi sembrava che avevate le idee chiare. Allora, qual è la caratteristica del pensiero unico? Il pensiero unico è la progressiva mancanza di profondità nel pensiero, di profondità nella comunicazione. Cioè la comunicazione che aveva raggiunto livelli di tridimensionalità, adesso sta ritornando a livelli di bidimensionalità. Ve l'ho spiegato, ma ve lo ricordo perché dovete stare attenti a queste cose. Cosa significa il pensiero tridimensionale? Vuol dire che c'è un'opinione, un'altra opinione e c'è la capacità di venire incontro, di capire le opinioni degli altri e di trovare un punto in comune, no? Di capire quello che dicono gli altri, se no andiamo avanti sempre a continuare così. Invece il pensiero bidimensionale, la comunicazione bidimensionale, che è questa che il pensiero unico sta mettendo in atto, non c'è più la comprensione dell'altro, non si capisce più niente, funziona così.